Hashtag noi amiamo gli animali. Uova e galline, da cosa dipende il colore? Ti sarà capitato tante volte di andare al supermercato e trovare diversi tipi di uova, bianche, marroni, rossicce e a chiazze, e sicuramente ti sarai chiesto almeno una volta da cosa dipende il loro colore e cosa cambia in qualità e gusto. Questo nuovo video pensato per voi da noi di Amore a Quattro Zampe, scopriremo insieme come mai le uova hanno colori diversi e quali sono le differenze. La causa principale della differenza del colore delle uova è semplicemente nel piumaggio della gallina. In parole povere, una gallina bianca darà uova bianche e una gallina marrone darà uova marroni. Ma questo da cosa dipende? Quando la gallina depone l'uovo per facilitarne l'uscita, produce del lubrificante, la cui composizione cambia da gallina a gallina, anche se della stessa razza. Questo liquido influisce sull'intensità della colorazione finale del guscio. Secondo fonti autorevoli, quali i pollicoltori, le uova rosse sono deposte dalle galline Marans di origine francese, ma in realtà dalla stessa razza di polli possono derivare colorazioni differenti di uova o quantomeno di intensità di colore tra le sfumature di rosa e marroncino. E dalla stessa gallina possono venire uova di diverso colore? Sì, ma più che altro si tratta di sfumature più o meno intense. Generalmente le uova marroni costano di più, ma per una semplice questione di mantenimento delle galline. Quelle marroni, infatti, sono più grandi e hanno bisogno di più cibo. La diversa colorazione non influisce sulla qualità e sul sapore delle uova, e i valori nutrizionali sono sempre gli stessi per tutti i colori e le sfumature. L'unica differenza si può trovare nel guscio. La parte interna sarà sempre più chiara di quella esterna. Infatti, la colorazione si determina verso la fine dell'ovidotto. La differenza la ritroviamo nella durezza del guscio. Infatti, generalmente, le uova marroni sono leggermente più dure e resistenti agli urti di quelle bianche. Ma è una differenza variabile, in quanto la durezza delle uova è influenzata anche dall'età della gallina. Una gallina giovane darà uova più dure, mentre una gallina più anziana darà uova più deboli che si romperanno più facilmente. Per questo video è proprio tutto. Se vuoi saperne di più sulla differenza tra i vari colori delle uova, clicca sul link dell'articolo corrispondente. Ma non solo, vuoi maggiori approfondimenti? Scoprili sempre nel link che trovi qui sotto. Sapevi che c'è un modo per avere informazioni sulle uova scritto direttamente sul loro guscio? Faccelo sapere nei commenti e non dimenticare di iscriverti al nostro canale per non perderti i video di Amore a Quattro Zampe. Ciao ciao!